del confronto sia con gli editori e, lo voglio dire, sia anche con il mondo politico istituzionale, perché vabbè, a parte i decreti attuativi, ma abbiamo parlato ieri in radio qui, si preparerà la stagione del confronto con i comuni, l'occupazione del suolo pubblico. Ieri abbiamo sentito Aldo Esposito e quanto sta preparando a Napoli, quindi anche su questo bisognerà articolare un confronto. Giuseppe, io ti ringrazio, purtroppo abbiamo i minuti contati, devo fare il collegamento con Marco Stoppa e poi la piattaforma ci taglia, appunto, ci taglia i collegamenti. Ti ringrazio tanto e ci risentiamo presto, quindi. D'accordo, buona giornata a tutti, ciao Fabio. Ciao, ciao, grazie. Bene, allora riapriamo i microfoni perché quasi immediatamente siamo riusciti a stabilire il contatto con Marco Stoppa, segretario del SINAGI di Novara, che salutiamo. Buongiorno Marco. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i radioedicolanti. Ecco Marco, mi scuso naturalmente per il ritardo che abbiamo accumulato rispetto all'orario previsto, però insomma, era quasi necessario perché, come avrai sentito e come avrai letto dalla chat, i temi da discutere sono davvero tanti. In parte di questi temi abbiamo parlato ieri con il direttore del Corriere di Novara, dell'Eco di Biella, che tu, diciamo così, molto intelligentemente hai pensato di inserire all'interno della settimana dedicata al SINAGI di Novara e che ha portato a qualche cosa. Insomma, il clima, almeno con queste testate a Novara, mi sembra di un certo dialogo, giusto? Giusto, anzi, approfitto Fabio prima di tutto per ringraziare te, Sinage e la radio, perché l'idea della settimana dedicata, almeno in parte, a quelle che sono le realtà territoriali distribuite un po' su tutta la nazione è veramente un bel progetto e ha dato la possibilità, e lo dico per esperienza personale, prima di tutto di non sentire sempre il solito Marco Stoppa trombone del Sinage di Novara, ma ha portato ad avere le esperienze e la possibilità di dire la propria opinione, il proprio pensiero anche a degli altri colleghi che magari con più difficoltà hanno accesso e possono proporre quelle che sono le loro idee. Devo dire che è stato un lavoro faticosissimo perché convincere i colleghi a parlare per radio è veramente come far togliere i molari dal dentista, sono cose dolorosissime. Però dall'altra. A un elefante, no, dico io, i molari dell'elefante, questo perché è impegnativo sia per l'elefante che per il dentista. Poi è vero, sono rimasto anche molto sorpreso e contento che il direttore appunto di una testata locale importante come quella del Corriere di Novara abbia dato disponibilità. Devo dire, non è stato anche lì facilissimo, se non sono stati dei molari, sono stati degli incisivi da togliere, però alla Sì. fine probabilmente il buon rapporto che sto cercando, che stiamo cercando come Sinagi Novara di costruire, non solo con il DL, che comunque è un interlocutore ovvio se vuoi nel nostro rapporto, ma anche al di fuori del contesto più stretto del rapporto fornitura-vendita, che quindi è DL edicola, e di quel qualcosa che è all'intorno della nostra attività. Qui vicino è proprio il Corriere di Novara. Il direttore, che da quel che ci ha raccontato ha sempre avuto delle esperienze, soprattutto quando era solo nel settore biellese, delle esperienze un po' negative nei confronti dei rapporti con l'edicolante. E invece si è probabilmente, e da come dall'intervista che ha fatto mi sembra di aver colto e l'ha confermato, nutre delle interessanti prospettive nei confronti degli edicolanti, aprendosi anche a magari qualche progetto nuovo, a qualche nuova modalità che vanno non a sanare una situazione che è molto più grossa di Novara e del Corriere di Novara, ovviamente, come possiamo immaginare, ma che comunque contribuisce a cercare una soluzione che possa dare delle alternative anche a
questo pezzetto della filiera, che è in fondo alla filiera, ma che comunque noi cerchiamo di rappresentare come categoria. Quindi sono rimasto molto contento e grazie a Radio Edicole che il Rinnovare ha avuto la possibilità di intervenire all'interno del nostro contesto. E, insomma, mi sembra un buon punto di partenza. Assolutamente sì, vedremo anche di replicare in altre province questo confronto, anche perché dobbiamo aiutare i giornali locali a difendersi dagli editori in questo caso, e non perché ci siano, diciamo così, ci sia una guerra in atto, ma certo che i segnali che arrivano non sono certo rassicuranti, e non parlo chiaramente del caso dell'Eco di Biella e del Corriere di Novara, ci sono altre situazioni, ne abbiamo letta una poco fa nel nostro GR, dove veramente c'è da preoccuparsi. Ma insomma, io credo che in un clima di generale dialogo poi le soluzioni si possono via via trovare. Anche perché qui arriviamo ai collegamenti invece che ci sono stati con gli edicolanti. Mi sembra, è una sensazione, confermala tu o meno, che da parte degli edicolanti ci sia, almeno quelli di Novara, ci sia molta voglia di lottare nel senso di trovare assolutamente una via d'uscita da questa crisi, e questo è l'altro segnale positivo di cui volevo parlare con te. Sì, io la interpreterei, se posso permettermi, in una questione che ha un doppio aspetto. Da un lato è vero quello che tu dici, ma potrebbe essere anche la conseguenza della volontà di mantenere quello che è il proprio lavoro, mantenerlo in maniera dignitosa quello che è il proprio lavoro, e quindi è uno sprone a cercare in tutti i modi di trovare quella situazione che possa permettere di continuare a fare un tipo di attività che sappiamo essere vicino a una discesa. E dall'altra invece la passione che comunque ci sta dietro, che però è la base veramente per fare un lavoro particolare e da molti aspetti faticoso come quello del giornalaio, sia per le questioni di tempo, delle ore che vengono dedicate settimanalmente a questo tipo di lavoro e sul tipo proprio di rapporti con le persone e con il pubblico. Devo dire che tra tutti i collegamenti che sono stati fatti dei colleghi novaresi, quello sicuramente che ha avuto più effetti positivi e che soprattutto ti ha coinvolto personalmente è stato quello con Adriana, che sicuramente è la persona che ha colpito di più dal punto di vista di come ci si debba riciclare nella vita per cercare di andare avanti a tutti i costi, con le mille difficoltà che tutti abbiamo. Quindi un plauso, secondo me, il fatto che lei ha avuto la forza, la volontà e la possibilità di rimettersi sempre in gioco con tutte le situazioni che ci ha raccontato. Ti dirò, io conosco un po' il mondo del lavoro e poter sentire storie come quella di Adriana, che è passata appunto da un mestiere molto diverso da quello dell'edicolante, ad alzare tutte le mattine la sala cinesca dell'edicola, mi ha colpito perché, come dicevi tu, c'è una volontà esplicita a cercare soluzioni, nel segno, però, questo lo voglio dire, nel segno della dignità, che non è una cosa secondaria in tutto questo ragionamento, perché sono tempi di crisi e qui l'asticella si alza sempre di più. E però la storia di Adriana, che è quella anche di tanti altri edicolanti, dimostra tenacia e dignità, che in questo momento fanno la differenza. E certo, devo dire, come ci hanno spiegato anche Carlo e Gianni, bisogna avere anche un certo grado di apertura, che vuol dire rimanere sempre con le antennine alzate rispetto a quello che succede in giro, perché un giorno non è mai uguale all'altro e un giorno potrebbero accadere cose o potrebbero presentarsi segnali e situazioni che chi fa un lavoro di grande responsabilità e anche di grande incertezza in questo periodo, come quello dell'edicolante, deve essere sempre pronto a cogliere. Non bisogna stare troppo chiusi, insomma, dentro la scatola di latta o dentro il proprio negozio.
bisogna sempre uscire fuori ad odorare l'aria, a sentire da che parte tira il vento. Magari col colloquio, come per esempio è accaduto nel caso di Gianni, col colloquio certe cose possono venire fuori, per esempio questa cosa dei bambini, dei libri per bambini, il fatto che noi abbiamo un punto di riferimento ogni 2 settimane in cui si parla di libri per bambini, piccole cose che piano piano però, se costruite e soprattutto prese in mano, potrebbero cambiare la situazione. Marco, con te, se possiamo chiudere questo argomento, volevo parlare invece dei rapporti con il Comune, che è un punto importante, poi dopo spiego perché, ma già è venuto fuori ieri con Aldo Esposito. A te la parola. Esatto, l'altro aspetto, oltre a cercare di riaprire o di consolidare dei rapporti con le testate locali, sicuramente ha un'utilità far sapere anche alle amministrazioni locali, prima di tutto, che esiste il giornalaio, che non è solo l'edicola che vedo passando in macchina, ma che dietro c'è una persona che ha delle necessità e ha necessità di far sapere le proprie problematiche locali, ovviamente, anche al comune, all'assessorato di riferimento, all'assessorato al commercio, all'assessorato ai tributi locali. E quindi come poter fare questo tipo di passaggio? Ci è sembrato utile, ed è quello che stiamo cercando di fare, in parte abbiamo cominciato a fare, ad andare a raccontare cosa facciamo e chi siamo anche agli amministratori pubblici, che non vuol dire solo fare politica, anche se è fare politica questo, ma è fare sindacato, perché è vero che la mia posizione di sindacalista all'interno di questa struttura è mantenere i rapporti con il DL. Ma deve essere, dal mio punto di vista, e credo che possa essere abbastanza condiviso, anche aprire dei canali di comunicazione importanti con le amministrazioni, che hanno responsabilità differenti, ovviamente, però sono alcuni aspetti che esulano da quella che è la normativa legata strettamente al discorso editoriale, ma che chi lavora su un territorio è soggetto, e quindi è bene avere un interlocutore anche di quel genere, per cercare magari una situazione che possa essere più confortevole, più comoda per chi opera come noi tutti i giorni sulla strada, sostanzialmente, anche se è un po' brutto da dire, ma è così, alla fine della fiera. Io ho trovato, nel cercare di parlare con il comune, al di là che poco e nessuno sapeva dell'esistenza di un sindacato legato all'attività dei giornalai, perché i giornalai sono delle figure che tutti sanno che esistono, ma come funzioni, che mondo lavora, cosa c'è dietro il mondo lavorativo del giornalaio, ben pochi lo sanno, a meno che uno non c'è finito dentro. Quindi ci hanno veramente subissato di tante domande, questo mi ha reso la scelta che abbiamo fatto, secondo me, ancora più interessante, perché se trovo un assessore che prima di cominciare ad ascoltarmi mi ha fermato per 45 minuti per chiedermi 1000 domande su come funziona il mondo del giornalaio, dei giornali, come siamo messi con l'editoria, vuol dire che l'interesse c'è. Dobbiamo però andare noi a stuzzicarlo in qualche maniera e far sapere che l'interlocutore c'è, esistiamo, e come attivarlo. E questo è un progetto che stiamo portando avanti, sapendo che appunto le problematiche che hanno i comuni, dai comuni grossi a quelli anche un po' più piccoli, ancora di più, però come più volte hai detto tu, la diffusione territoriale delle edicole è veramente ancora ampia. Dobbiamo cercare il parallelismo fra l'interesse pubblico di avere una rete anche da questo punto di vista così diffusa e quelli che possono essere i risvolti utili e necessari per la categoria. Certo, è tutto qui il nodo, e sarà un nodo che prima sciogliamo e meglio è, nel senso che il prossimo anno si parlerà di questa benedetta, maledetta occupazione di suolo pubblico. E quindi è chiaro che il confronto dovrà essere avviato, ahimè, con carte bollate, moduli e regolamenti alla mano. Io vorrei che, sì, per carità, quello è un passaggio importante, ma va accompagnato con quella che tu dicevi poco fa, e cioè con la consapevolezza che comunque l'edicola è un presidio nel territorio, e a questo può essere, a questo fatto, che pure è un fatto appunto importante, non si può negare, è l'amministrazione comunale stessa a doversi interessare, perché oggi come oggi il quadro degli operatori che stanno su strada, il quadro commerciale, quindi è completamente cambiato,
Non ci sono, allora, i servizi postali funzionano per quello che possono e sono in fase di privatizzazione. Farmacie, diciamo così, non ce ne sono sempre di più, ma sono in realtà dei piccoli esercizi commerciali. E tutto il resto non c'è più niente, nel senso che crescono i centri commerciali grandi. Allora, questo panorama urbano, se cancelliamo anche